Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Super Paper Mario per Nintendo Wii. Avevamo interrotto lo scorso episodio perché, diciamo, Dimensi ci aveva fatto un piccolo scherzetto, ovvero ci aveva teletrasportato di nuovo nel primo mondo. Allora, siccome la cosa sembrava diventare un pochino lunga, avevo pensato bene, o male, non so, questo lo giudicheremo poi alla fine, di interrompere qua, diciamo, in questa sezione il video e proseguire poi nella nuova parte, ovvero questa che mi sono, diciamo, che ho iniziato in questo momento. Allora, qua direi di andare a cercare appunto Dimensio. Dove diavolo sarei andato a finire? Tanto questi livelli qua noi già li conosciamo in teoria. Perfetto. Tu vuoi crepare? Oh, tra l'altro recuperiamo anche un po' di oggetti curativi se li riusciamo a trovare, quindi direi di... Vabbè, quello sì, per i 1000 punti prendiamolo, ma non ce ne frega assolutamente niente perché abbiamo 999 monete e quindi prendere delle altre non ci serve assolutamente a nulla, ma io tornerei a prendere Mario. Ah già, qua si passava sul retro, eh già. Sì, Ellie giustamente già li conosciamo, quindi nulla di nuovo. Ok, qua, perfetto, scalinata e si va dall'altra parte. Ok, yeah! Good. E qua? Oh, un altro passaggio dimensionale. Però aspetta, c'è ancora un nemico qui, facciamolo fuori. Sono tot punti, 100 punti facili, perché non farli? Dunque, quindi adesso ci serve di nuovo Girondello. Non abbiamo mai utilizzato tanto Girondello come adesso. Perché è un pixel abbastanza inutile, se non per questa parte e per, diciamo, il raccoglimento degli oggetti nascosti nelle mappe del tesoro. Diversamente non si utilizzerà mai. Non è la villa di Merluna? Eh già. Bene, Dimensio fugge. Non ci resta che inseguirlo. Eh già, eh già. Bene, possiamo visitare anche le altre stanze? Non si apre, no. Ok, subito ogni dubbio fugato. Perfetto. Di là non possiamo andare perché non abbiamo Peach. Quindi, boh, ci si elimina ogni strada a priori. Bene. Qua. A causa di un'emergenza imprevista il generatore deve essere spento. Bene. Vediamo solo cosa ci dice per curiosità. Esimi gerbilli, oggi è l'ultimo giorno di operatività della nostra stanza VIP. Un sentito grazie per tutti gli anni di instancabile servizio. Ah, figo, ok. E qua non si apre. Sento un rumore. Ah, ma già che si può passare ancora di qua. Vero, vero, vero. Ok. Si poteva salire su di qua, quindi immagino sarà qua all'ultimo piano. Ah, qua, aspetta, ci ricordiamo. Ricordate, qua dovevamo utilizzare Sottilino. Che modo dobbiamo aspettare tutto il tempo, vabbè. Per forza. Era già una rottura di balle la volta che l'abbiamo giocato, quindi figuratevi adesso. Ok. Anche Sottilino non si utilizza mai, eh. Cioè, se non proprio per la prima parte del gioco in cui lo troviamo, e forse per qualche altra su questo non si utilizza mai. Ok, prendiamo di nuovo Girondello. Tanto questa porta cosa ci dice? Ah, possiamo entrare? No, ci sbatte fuori, perfetto. Ok, allora giriamo questo. Bene. Oh yes. Oh, sotto al mare, bene. Oh, salve Dimensio. Dove stai andando? Ok, tra l'altro io mi prendo di nuovo Protezio, così questi li faccio fuori, perché sono qui delle rogne, e tanto 2 punti vita li ho dovuti perdere, buttana la Eva. Volevo andare a vedere di qua se riuscivo a trovare magari degli oggetti curativi. Ok, perché Dimensio è andato di là, noi magari di qua riusciamo ancora a trovare qualcosa. Ok, qui si può entrare, non si apre, ma noi per curiosità andiamo a visitare tutto, ma immagino di qua non si potrà passare. No, no, facciamo una cosa, andiamo pure avanti. Wee! Questo mare pixelloso molto figo, tra l'altro, eh? Visivamente molto molto accattivante. Ok, allora andiamo a seguire Dimensio giù per le correnti d'acqua sottomarine. Bene, andiamo di qua. Minchia che lentezza però. Ok, qua dobbiamo solo stare attenti, cazzus. Ok, non penso che dobbiamo infilarci lì, eh. Ok, qua 1000 punti facili facili.
anche se non ci servono a niente, cioè le monete che stanno venendo giù, i 1000 punti, sì. Ok. Oh, minchia, però mi sono girato e mi sono riuscito a colpire lo stesso. Ma vaffanculo. Ok. Ma dammi qualcosa. Bravissimo. Bene. Prossimo livello, quando? 720.000, ancora ce ne va. Ok, qua abbiamo trovato lo squelch dimensionale. Bene, non c'è altro. Good. E ho fatto bene a dividere, perché come potete vedere ci sta continuando a portare in giro per i mondi. Avremmo allungato proprio tanto tanto ancora. Quindi più ci sarà ancora da sconfiggerlo. Ci sarà poi proprio la boss fight effettiva. Quindi. Oh, siamo giunti qua. Figata. Ma ricordate qua, emergenza cartegenica, esattamente, proprio questo. Ok, ah già che c'era la gravità, faceva il suo sporco lavoro. Ah qua, aspetta, stavo continuando a girare, pensavo di avere protezio. Non ho protezio, mi spiace. È giustamente veloce. E dai. Oh, e vaffan culo. Oh, guardate quanti punti mi stanno togliendo! Ok, su di qua. Su di. Sì, qua, su di tua sorella perché non ci arrivo. Allora mi serve. No, Luigi mi serve. Per la miseria. Qua già la gravità è folle. Tu immagina Luigi quanto sai. Ah, ma di qua non puoi proprio andare, Luigi. Evidentemente non c'è proprio la strada che gli permette di andare avanti. Ok, quindi su di qua. Possiamo passare da qui, probabilmente. Sì, chissà se di là c'era qualcosa. Adesso, dai, andiamo a vedere. Tanto sta parte qua ormai l'abbiamo tagliata, quindi voglio dire, non ci sarà molto altro da vedere o da fare. Qua immagino si potrà entrare. Noi per sicurezza ci togliamo ogni dubbio, così almeno non rischiamo di perderci qualcosa in giro. Perché trovare. Ma vaffanculo. Trovare qualche oggetto curativo è sicuramente una cosa utile. Adesso non so cosa abbiamo, non penso abbiamo molto, come oggetti curativi in questo momento. Però. Se capita mai un blocco con qualcosa dentro, non è che gli ci sputiamo sopra, anzi, tutt'altro. Giù di qua? No, c'è nulla. Perfetto. Entriamo in questa porta? No, questa casa non si apre. Yeah. Allora andiamo giù di qua. Boom, aspetta. Qua erano solo monete, vero? Sì. Noi però per. Nel dubbio ce li apriamo tutti. Ok, perfetto. E di qua, aspetta, forse si poteva passare in 3D, vero? Proprio qua bisogna anche ricordarsi i livelli, com'erano. No. No, non era così. Allora, ah, forse c'era. Aspetta, aspetta, aspetta. Good. Forse c'era un passaggio. Bisogna anche ricordarsi i livelli, com'erano. Ma scusa, ma. Qua se ci passiamo con Peach. Ah, no, ma c'è il ponte invisibile. Eh già. Qua le pillole amico, queste me le ricordavo. Queste effettivamente me le ricordavo, però prendile, perché se no tanto vale. Girati, per un pelo. E qua in questa porta non si apre. Sentiamo già il rumore, quindi immagino che vaffanculo. Ma vaffanculo. Perfetto, qua possiamo. Aspetta. Oh, perfetto. Facciamo fuori. Dopo facciamo fuori quello, adesso giriamo con girondello questo. Yeah. Tu. Bravissimo. Ok, di qua non c'è nulla. Possiamo ancora andare a vedere di qua se c'è qualcosa. Ci possiamo girare in 3D? No. Allora, colpiamo questo. Boom. Fuck. Ci sta facendo fare un veloce recap di tutti i mondi. Oh, qua. La terra di Cro-Magnon Jones. Figata questa. Ok, torniamo a prendere un pixel utile, tipo Maritolomeo. Ah già, questi qua erano quelli stronzi. Ah, quelli col carapace tosto. Ok. Good, muori. Allora. Andiamo un po' di qua. Oh, ciao. Nemico dei miei calzari. Martellata qua? Dovevo aver trovato la carica. Oh, qua c'è un oggetto, eh. Lampo Blitz, vabbè. Fa niente. Qua devo aver trovato la carica di questi nemici perché gli faccio un fottio di danni.
te ti faccio fuori, bastardo. Ci mancava solo la maledizione. E qua c'erano tutti i vari blocchi. Ok. Qua adesso perdo un punto vita, ma non fa niente. Perché voglio prendere tutte queste casse per vedere se trovo qualcosa. Wow. Ok. Good. Girati, aspetta un attimo. Qua adesso è semplicemente per fare punti questo, non è che serve a niente. Allora, sento un rumore qua da qualche parte, deve essere al piano di sotto. Ok, vabbè, perdi un altro punto vita che ti devo dire. Volevo vedere se trovo qualcosa per curarmi. Sì, perfetto. Quindi ne valsa la pena, tutto sommato. Good. Ok. Prendo questo, questo, questo. Una mega combo. Ma che roba. Con questi punti proprio a strafottere. Bene. Minchia, sei riuscito a colpirmi, bastardo? Ok. Allora, dovremmo poter passare allora da qua. Immagino. Per andare al piano di sotto. Ricordate, c'è qua il passaggio dove si trovava la pietra del fuoco. Esattamente. C'è qualcosa che possiamo raccogliere? Qua wow, manco per il cavolo. Quindi possiamo serenamente girare questo con Girondello. Dov'è qua? Bene, giralo. Good. E colpiamo anche questo. Se tanto mina tanto dovremmo essere quasi alla fine perché ci ha fatto fare tutti i mondi praticamente. Oh yeah. Qua è il mondo quello distrutto. E già. Qua adesso di nuovo tutto dobbiamo ripercorrerci. Che miseria. Fammi vedere in 3D. Ehi, ciao. Speriamo che non sia come nella parte quella originale in cui ci hanno fatto correre per questa stanza per dei chilometri. Speriamo che finisca un po' prima. Eh già. Qua il pianeta dei tipi estivi, se vi ricordate. Era bellissimo, tra l'altro. Con tutti i vari scontri, uno più figo dell'altro, con personaggi tutti molto ben caratterizzati. Ma non è rimasto molto, direi, di quelle zone e di quegli abitanti. Sì, qua mo ciao, eh. Sì. Andiamo avanti per quanto adesso di nuovo. Vediamo un po'. Solo macerie, distruzione. Non si vede nulla in lontananza, mamma mia. Che angoscia. Good. Vai. E basta. Ma quanto dura? Dai, però. Abbastanza vergognoso, come cosa. Cosa serve? L'oggetto nella parte. Quella quando l'abbiamo vista la prima volta. Cosa serve? Fare chilometri di camminata? Ok, sentiamo un rumore. Qua. Perfetto. Tutto sto casino per questo. Cioè, fammelo fare subito, eh? Vabbè. Girati. Pam 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 pam. Perfetto. Avevo fatto bene a tagliare, perché siamo già quasi un quarto d'ora di registrazione di nuovo. Oh! E qua non abbiamo Bowser, purtroppo. E quindi faremo di necessità virtù. Protezio, veniamo. Allora, qua non si apre, giustamente, tutte le porte sono chiuse, bene. Allora, su di qua, poi magari torna anche più utile Luigi. Good. Perfetto. Ah, qua sono le manone. Ok, questo ci dovrebbe girare, bene. Ah, sali, sali. Vai, trasportaci dall'altra parte. Wow. Qua, su di qua, ma così in pieno. Fuck. Lì c'è qualcosa, ma non so se c'è un oggetto, forse solo monete, ma nel dubbio andiamo avanti, tanto non è che abbiamo bisogno in questo momento di nulla. No, questo prendilo però. No! No! No, lo volevo quello! Prendilo, meno male. Bravissimo. Ok. Luigi. Passo. Tardo, venite di nuovo qua. Bravi. Spunta di nuovo. Figli di puttana. Andatevene a fanculo proprio. Oh, ce la fai a saltare? Bravo. No, mi porta di là. E così nel dubbio vediamo cosa c'è qua. Niente, un cazzo. Bene. Ok, siamo vicini al prossimo squalcio.
Ah, cazzo! Luigi, madonna, che sei instabile come la merda. Perché è risaputo che la merda sia instabile. Ok. Di qua. Dov'è? Where is? Dov'è lo squaucio di missione? Ah, è qua. Perfetto, beccato. Ok, girondello. Vediamo questo. Good. E vai. Non dovrebbe mancare molto, Insomma, dovremmo essere arrivati perché, insomma, abbiamo. Ecco, qua siamo di nuovo a Castelcena praticamente. Vi piace il mio nascondino? Non tanto, non tanto. Ehi, smetti di giocare, affrontaci. Giocare? Oh no, la magia non è un gioco. Ed io sono mortalmente serio. Vi ho osservato, siete gli unici che possono opporsi al Conte Cenere. Ho un favore da chiedervi. Mi aiuterete a fermare il Conte? Ma cosa stai dicendo? Tradirlo? Oh no, è stato lui a tradire me. Aveva promesso di distruggere tutti i mondi per crearne uno perfetto al loro posto. Ma mentiva. Vuole distruggere tutti i mondi e sparire con essi. Ho sempre saputo qual era il suo nefasto obiettivo, ma da solo non avevo alcuna speranza di fermarlo. Ho finto di essergli fedele mentre cercavo alleati che mi aiutassero a sconfiggerlo. Ecco perché ho salvato la principessa dal lavaggio del cervello. E perché vi ho spedito nel mondo di giù per riparare il cuore puro. E perché ho permesso che un fratello si riunisse col fratello, capite? Ci hai aiutato tutto questo tempo? Ah, mi hai scoperto! E ora perché non ricambiate il favore? Vi darò il potere necessario a sconfiggere il Conte Cenere. Combattete al mio fianco? Ah, se gli diciamo sì. Va contro i nostri principi, ma voglio vedere cosa succede. Sì. Mario, aspetta, sei sicuro di poterti fidare di lui? Non so se crederà tutto quello che ci ha detto. Non mi credi? Ma la fiducia è il collante che ha unito le passate civiltà. Che ne dici? Sconfiggi il conte e ti darò una carta molto rara. Ti stuzzica l'idea? Non lo so, non so se fidarmi o no, ma proviamo a dirgli sì, dai. Sta mentendo, lo sento. Sta cercando di imbrogliarci per perseguire i suoi fini. Siete come un palloncino che si è sgonfiato e ha perso tutta la fiducia. Una bottiglia del mio profumo, Demencia by Dimensio, potrebbe farvi cambiare idea? Con una spruzzata quando entrerete in una stanza la gente vi acclamerà. E dunque, vi alleerete con me? No, basta, ci ho rotto il cazzo. Rifiuti? Ma questa offerta trasuda generosità. Con il cuore oscuro in mano nostra potremo dominare il mondo. Ti tenta l'idea? Mai. Basta, mi hai rotto il cazzo. Snobbi la mia offerta? Mi avete fatto perdere tempo, meritate il game over. Penso che inizierò con quello verde. Quei peletti sul labbro saranno un trofeo perfetto. Peletti? Questi baffi sono il marchio di Luigi. Lascia fare a me, fratellone. Tu vai avanti. Minchia, non fate incazzare Luigi. Hai dei mondi da salvare. Non hai tempo di affrontare questo criminale. Non lasciare che il sacrificio di Bowser e Peach sia stato vano. E neanche il mio. E poi si è preso gioco dei miei baffi, fratellone. Tu sai quanto ci tengo. Lascialo a me. Bene. Corri, Mario, corri! Vai, su. Grazie, fratellone. Ciao ciao. Aloha. E quindi? Bene, è il nostro turno. Ah ah ah, che tenero, mi è scesa una lacrima. Sì, Mario può andare. Se riuscisse a sconfiggere il Conte Cenere da solo, tanto meglio. Intanto io colpirò silenzioso come un pallone a tradimento su un campo da calcio. Bene, allora, quale pixel? Non abbiamo pixel, è vero. Perché c'era tutti Mario, se li ha portati via. Allora dobbiamo stare molto attenti. Bene, molto attenti. Ok, questa mossa dovrebbe fare a caso nostro. Perché accumulando la carica passiamo indenni sulle. Ok, in queste zone. Ok, quindi abbiamo scoperto che il tipo vero era questo. No, occhio. Cazzarola. Cazzarola. Ok, beccato. Preso. E gli abbiamo già fatto un bel po' di danni comunque. Mo si sdoppia, si triplica, cosa cavolo fa? Bisogna sempre stare attenti a colpirlo nel tempo giusto. Tra l'altro, quando gli saltiamo in testa, gli facciamo un tot di danni. Quando invece lo colpiamo con questo attacco, gli facciamo molti più danni. Ok, mo quale cavolo sarà? Cazzo.
Ok, beccato. Già sconfitto? No, vabbè, sei tristissimo. No! No, se ti ho già sconfitto sei tristissimo. Io mi arrendo, pietà, mi arrendo. Ti basta, Dimensio? Non ho avuto bisogno del mio super fratello per stenderti. C'hai ragione. Ora capisco, la tua forza è formidabile. È per questo che non posso lasciarti cadere nelle mani guantate del Conte Cenere. Cosa stai facendo? Bene, di nuovo un altro dei suoi trucchetti. Cosa stai facendo? Ah, ora sei mio, Luigi. Insieme proveremo l'agonia del game over. Magico. No! Ciao. Fuck. Oh, povero Luigi. Luigi! Mi sa che è andato anche Luigi. No, non può essere. Ma Luigi? Hai ragione, Mario. Fa male, ma hai ragione. Ma non ho detto niente. Vabbè, non possiamo piangerlo ora. Dobbiamo fermare il conte. Andiamo a fermare il conte, però questo, insomma, fermare il conte a che prezzo? Stiamo perdendo tutti. Però, d'altra parte, è la fine di tutti i mondi. Bisogna anche fare qualche sacrificio. Fine livello. Questo era livello 8-3, quindi suppongo che il prossimo episodio potrebbe essere la fine. Comunque, niente, questa parte finisce qui. Siamo oramai agli sgoccioli, ragazzi, quindi non dovrebbe mancare più molto. Penso 2-3 episodi al massimo. Direi un paio, secondo me. Comunque, 2-3 al massimo. E poi, chiaramente, se vogliamo fare missioni secondarie, altre cose, beh, ci saranno poi episodi extra, però quelli possono arrivare con tranquillità, non c'è nessuna fretta. Quindi niente, io vi ringrazio per aver visto anche questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete anche un bel mi piace alla pagina di Facebook per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio di Super Paper Mario per Nintendo Wii. Quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao!